Continuiamo. Ite numero 13. I saggi hanno già presentato una bella allegoria su questa questione riguardo al versetto: guai a voi che desiderate il giorno del Signore. Perché mai avete bisogno del giorno del Signore? Esso è tenebre e non luce. Amos 5. L'allegoria è su un gallo e un pipistrello che aspettavano la luce. Il gallo disse al pipistrello: aspetto la luce perché la luce è mia. Ma tu perché hai bisogno della luce? Sinedrio 98b. Chiaramente, quegli studenti che non sono stati dotati con il raggiungere l'Ishma dallo Lishma a causa della loro mancanza di fede, che quindi non hanno ricevuto alcuna luce della Torah, cammineranno nelle tenebre e moriranno senza saggezza. Al contrario, coloro ai quali è stata conferita una fede completa trovano la garanzia nelle parole dei nostri saggi che, poiché si impegnano nella Torah, persino in lo Lishma, la luce in essa li riforma. A loro sarà impartita la Torah Lishma, per il suo nome, che porta ad una vita felice e buona, sia in questo mondo che nel mondo a venire, persino senza la necessità della precedente vita dolorosa e sofferente. È a loro che si riferisce ciò che il versetto dice: allora ti delizierai nel Signore ed io ti farò elevare sopra gli altri luoghi della terra. Ascolta quello che dice. C'è un trucco speciale, un trucco, una possibilità. Noi possiamo acquisire, aggiungere una qualità spirituale che ci riempirà, che si distribuirà tra di noi, e noi possiamo lavorare con questa qualità. Saremo capaci di utilizzarla, la qualità dell'adazione. Saremo capaci di vivere nello stesso stato in cui vivono gli angeli, il Creatore e la qualità della dazione. Nel nostro mondo non la conosciamo. Noi possiamo raggiungere questa qualità. È chiamata Lishma. Ed è scritto che è possibile. Dov'è che l'hai letto? Forse anche senza aver avuto una vita di afflizione e dolore riceveranno la Torah Lishma in questo mondo e nel mondo a venire. Bene, bene, io lo desidero, voglio che tutti lo desiderino, vivendo come Dio, conoscendo il bene e il male, in una vita eterna, senza nessuna limitazione, senza sofferenza, niente. Perché no? Però quando penso su di questo adesso sto pensando a questo, molto onestamente, io voglio Lishma, però quando avanziamo nel cammino, questo sarà corretto. Io non capisco cosa vuol dire lavorare con il fine di dare, adesso che sto desiderando questo. Non posso capirlo. Cos'è avere l'intenzione di dazione? Perché non posso raggiungere la dazione. Qualsiasi cosa che farò sarà sempre ricezione. Quindi come si arriva alla dazione? C'è questo trucco, c'è questo mezzo in cui, nonostante che faccio la cosa con una natura di ricezione, io ottengo una natura di dazione. Si fa questa transizione. Bene, continuiamo con la lettura. Forse lo spiegherà come farlo. Item 14.